Benvenuti a questa conferenza stampa per quanto riguarda la sagra della carne al fornello dei sapori murgiani, la quarta edizione che prosegue quella già avviata dal presidente Saverio Barberio, il presidente della Confcommercio, avviata sin dal suo primo insediamento, perché sono 4 anni che è presidente della Confcommercio della la locale sezione. Siamo qui a Palazzo di Città con il sindaco di Sant'Eramo Michele D'Ambrosio, l'assessore alle attività produttive il Gianni Sportelli, Benedetto Di Benedetto, presidente del GAL, del nostro GAL Terre di Murgia, e la dottoressa Tina Di Martino, assessore alla cultura del comune. Poi abbiamo il presidente della Proloco di Sant'Eramo, professor Arpino, Francesco Cacciapaglia, che rappresenta la Confcommercio Sant'Eramo, e il presidente della Confcommercio Saverio Barberio. Io passo subito la parola al primo cittadino, perché insomma siamo ospiti qui a Palazzo di Città in questa piovosa serata di fine luglio, che appunto precede di qualche giorno questa grande festa popolare che è riuscita a richiamare l'ultima edizione oltre 30.000 presenze. Saluto tutti i presenti, che sono i commercianti, coloro i quali hanno messo a punto insieme alla Confcommercio questa grande manifestazione. Bene, un caro saluto anche da parte mia a tutti quanti voi e vi do il benvenuto in Palazzo di Città. Un benvenuto a Vito Di Benedetto, presidente del GAL, gruppo di azione locale di promozione del territorio, di promozione di quello che di buono il territorio offre nel settore dell'agricoltura, del mondo rurale, ma anche della nostra tradizione, cultura, che trova sì radici nel mondo rurale, ma che poi con il tempo si evolve con nuovi stimoli culturali. Ed è importante la sua presenza, perché stiamo creando una realtà molto bella, che è quella della sagra della carne. Non a caso è qui Vito Di Benedetto, proprio perché per promuovere il nostro territorio abbiamo bisogno di mettere alla finestra, per farla notare, questa bella realtà che è quella della rosticceria presente nel nostro territorio, della somministrazione della carne arrosto, ma di tutto quello che insieme alla carne arrosto viene presentato dai nostri operatori commerciali. Quindi benvenuto a Vito, benvenuto caloroso naturalmente ai responsabili della sagra, a Saverio Barberio, a Franco Cacciapaglia. Non vi dico come mi tartassano, come mi inseguono per questa sagra, ma io sono molto felice quando li sento e li vedo, perché ancora una volta noto che la nostra città è fatta di persone che amano la città, e quindi questa è una dimostrazione molto bella per me in quanto sindaco, ma anche come semplice cittadino. Amare la città significa promuovere tutto ciò che di buono e di positivo la città. Quindi vi do il benvenuto e vi ringrazio per il lavoro che volontaristicamente voi fate, lasciando anche le vostre personali attività. E do il benvenuto ai collaboratori della vostra organizzazione che sono qui presenti, alle vostre gentili signore che vedo qui presenti questa sera. Il benvenuto a Gianni, naturalmente qui è di casa, assessore alle attività produttive, che segue in maniera diretta per compiti suoi propri istituzionali sia questa organizzazione, ma le attività economiche e produttive della nostra città. A Tina Di Martino, assessore alla cultura, proprio perché questa è cultura, dare il meglio di noi
che è la sagra, la carne, la produzione locale, ma anche un valore aggiunto che alla carne si mette, che molto spesso sembra secondario, ma forse è l'aspetto principale. La cortesia, la gentilezza, l'accoglienza, il sorriso di chi la porge, la disponibilità, i buoni costi, sono tutte situazioni, tutti valori che aggiungono a quello che è il prodotto buono che è la nostra carne. Quindi è l'essenziale di quello che noi vogliamo promuovere fuori dai nostri confini. Ad Anna naturalmente il saluto in quanto sempre pronta e presente in tutte le nostre manifestazioni con la sua professionalità. A Onofrio Arpino un buon benvenuto in quanto responsabile della Proloco, cultura, prodotti, non poteva che essere il cuore anche della mission della Proloco. Andrà bene anche quest'anno, sicuramente, perché ci mettiamo il cuore, ci mettiamo l'intelligenza e la creatività. Ci mettiamo tutto quello che serve a rendere più bella la nostra città, a far vedere agli altri che è una città laboriosa e che quindi sicuramente darà poi i suoi frutti nel corso dell'anno, perché più gente viene a Sant'Eramo, più ci conosce e più ci vuole bene. Grazie Sindaco, io voglio salutare i colleghi che sono intervenuti perché questa è una conferenza stampa, parte proprio come conferenza stampa, Roberta Lanzolla, Nicola Gatti, grazie per essere qui, non so se c'è qualche altra testata, comunque benvenuti questa sera. Io ho già scritto per quanto riguarda l'articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno che uscirà il giorno 24. Ho parlato proprio di quello che ha raccontato il sindaco, ho sottolineato la città che ama i forestieri perché l'ospitalità è importante. Non a caso ricordo qualche dichiarazione, qualche intervista di due commissari prefettizi, perché questo comune è stato commissariato qualche volta, e che sono andati veramente con Sant'Eramo nel cuore, perché credo che lo sappiate, insomma. Ovviamente con la politica voi siete più vicini, per cui Sant'Eramo sicuramente è una città che ama il forestiere, che lo sa coccolare, che lo sa come dire vezzeggiare. Tutto questo insieme non solo alla carne ma anche agli altri prodotti tipici del nostro territorio, di questo bel paniere, il pane in particolare. Ma di questo vorrei che ce ne parlasse proprio l'assessore alla attività produttiva Gianni Sportelli, perché forse non tutti sanno che il nostro buonissimo pane, che come abbiamo scritto, che come abbiamo detto tante volte, non ha nulla da invidiare a pani che hanno ricevuto il DOP, il pane di Sant'Eramo è riuscito ad essere scritto su un registro, ma adesso ce lo dirà proprio l'assessore Sportelli. Sì, grazie Anna, buonasera a tutti. Insomma, il nostro pane sì, è stato iscritto nell'Atlante dei prodotti tipici nazionali, quindi è un riconoscimento che il Ministero da a prodotti tipici che riescono a documentare l'esistenza e quindi diciamo una struttura di produzione almeno nei 25 anni diciamo precedenti. Noi non abbiamo ancora, come dire, festeggiato questo riconoscimento perché stiamo pensando anche appunto con gli stessi amici che qui sono al tavolo stasera con la Proloco, con l'Associazione Commercianti, con il GAL, un momento di festa sul pane che ovviamente insomma è uno dei prodotti tipici della nostra storia gastronomica, come dicevi tu. Senza campanilismo, è un pane di qualità alla pari
ma per carità, secondo sicuramente alla DOP di Altamura, però ecco, noi ambiamo ad essere città del pane come altre comunità, quindi chiederemo anche l'iscrizione a questo organismo che rappresenta le città del pane, e lo affiancheremo alla carne come binomio di rappresentanza culinaria e gastronomica della nostra comunità, ovviamente insieme al paniere che vede anche altre diciamo eccellenze nel nostro territorio. Noi abbiamo scritto anche tanto, non solo i prodotti caseari, abbiamo anche il vino e abbiamo anche l'olio, che sono diciamo dei pilastri della dieta mediterranea. Su questo stiamo lavorando per rappresentarci al meglio anche nella prossima fiera del Levante, in un progetto pilota con l'università che si chiama Med Food, e tramite questo progetto sicuramente riusciremo ad essere presenti anche ad Expo 2015, e perché no, porteremo anche lì le tracce della nostra sagra. Assessore, questa sagra, quarta edizione, uno sforzo, una testardaggine, il sindaco dice che lui è una persona tenace e testarda, ma questi non sono da meno, vero? No, assolutamente, però insomma veramente questo è un orgoglio per noi. Quando abbiamo cominciato con questa amministrazione a lavorare con loro, che erano appena alla prima edizione, noi siamo stati contenti e ci siamo detti che l'obiettivo è quello di andare diciamo oltre il rapporto con l'amministrazione. Cioè, una sagra del genere appartiene alla città, appartiene alla comunità, deve essere perpetrata nel tempo e deve rappresentare la città. Questo si può fare solo grazie, come diceva anche prima il sindaco, a persone che hanno passione per la propria città. Quindi quando ovviamente l'incontro anche delle istituzioni con gli imprenditori, con i commercianti, è un binomio felice, le cose sono ancora più belle e vengono fuori organizzate meglio. Noi ci stiamo provando perché per il momento funzioniamo. Grazie. Cultura, la cultura contadina, la nostra antica cultura, perché Sant'Eramo è stata catapultata in un certo periodo storico in una cultura industriale, adesso è quella post-industriale, prima si scappava dal paese, dalle campagne per andare in città, adesso invece sta succedendo esattamente il contrario, quindi c'è un ritorno, poi il GAL ce lo saprà raccontare un tantino meglio. Intanto questa cultura, questa tradizione, Tina Di Martino, vice sindaco, assessore alla cultura del comune di Sant'Eramo. Grazie, buonasera anche da parte mia a voi tutti. Allora, la cultura contadina è sempre stata prioritaria nella mentalità del Sant'Ermano, anche se il più delle volte si è cercato di mascherarlo perché sembrava non fosse di un certo livello, di una certa qualità di vita. La industria le abbiamo avute e di conseguenza molti hanno pensato di fare il passo di qualità dedicandosi all'industria. Però oggi come oggi, vuoi perché si pubblicizza moltissimo la campagna, vuoi che la natura deve essere rivalutata e rivalorizzata, tutto questo sta entrando piano piano nella mentalità di molti e soprattutto anche dei santermani. Fermo restando che Sant'Eramo non è che abbia un terreno dove possa coltivare molto, è un terreno murgiano, quindi c'è poco da coltivare, ma quel poco, tipo gli ulivi, i vigneti, sono il fiore all'occhiello di questa città. Parlava prima il sindaco della cultura dei forestieri e di quant'altro. Ecco, noi vogliamo che anche durante queste tre serate la gente che si affaccia qui per gustare il paniere di bontà che i Sant'Ermani con la Confcommercio offrirà ai nostri visitatori, anche chissà, uno scorcio di una Sant'Eramo sconosciuta a qualcuno che possa innamorarsi e possa indicare a un amico come punto da potersi vedere. Quindi anche i nostri palazzi, i nostri vicoli e i nostri angolini nascosti del centro storico. Anche questo fa parte di tutta l'organizzazione che la Confcommercio ha messo a punto. Che dire del presidente della delegazione? So che vi sentite puntualmente perché mettere a punto una manifestazione di questo spessore sicuramente bisogna
avere il sostegno almeno di qualcuno? Allora, con Saverio ormai il rapporto è quotidiano, perché naturalmente dovendo andare a lavorare in ospedale ci passo davanti, quindi sia all'andata che al ritorno ho il piacere di incontrarlo e salutarlo. È la prima cosa. Dottoressa, che si dice? Allora dico: Saverio ancora niente, vediamo un po', siamo in contatto. E quindi questo è il rapporto, perché continuo. C'è un rapporto di amicizia pregressa anche con Franco Cacciapaglia e con il resto, però in queste situazioni si intensifica perché inizia la collaborazione tra l'amministrazione e la Confcommercio. Presidente del GAL, ben ritrovato, perché insomma ci si incontra spesso, visto che voi siete insomma gli attivi, no? Quelli che promuovono il territorio e la promozione di questa iniziativa. Lei la sostiene, le motivazioni e cosa pensa il Presidente del GAL di questa quarta edizione? Intanto buonasera a tutti, saluto tutti gli ospiti al tavolo, amministrazione comunale di San Telmo, le associazioni presenti. Naturalmente è la nostra attività la promozione del territorio, specialmente per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, e naturalmente, come diceva l'assessore, anche il territorio inteso anche come centro storico, la cultura in generale. E quindi quale migliore occasione? Questa è la, mi pare che la quarta volta che noi finanziamo. Il prossimo anno dovrebbe essere, diciamo, l'ultima volta di questa programmazione, sperando che poi per il prossimo anno, nel 2016, rinizi l'altra programmazione. Quindi vi invito già da adesso a presentare la richiesta qualche mese prima, perché la Regione ci ha detto di chiudere al 30 giugno la programmazione perché dovevamo rendicontare. Vabbè, queste sono cose che poi magari si vedono. Io dico che per quanto riguarda il nostro territorio, anche grazie al GALE, grazie alle amministrazioni presenti sui due territori, diciamo, i territori sono cresciuti, perché ci sono una serie di manifestazioni, fra cui da noi c'è Federico, fra poco ci sarà la notte. Beh, Altamura la fa un po' da padrona in tutto questo. Ma noi non è che chi prende in base diciamo alla manifestazione. Vabbè, che viene era una mia, come dire, diciamo, visione che da giornalista. A nessuno manca niente, a tutti il suo, non ci sono problemi. Quindi a voi c'è questa manifestazione dell'arrosto, domani c'è un'altra conferenza stampa per quanto riguarda i cavalli della masseria Grottillo, quindi poi ce ne sono tanti altri che anche noi contribuiamo a finanziare. Quindi è una soddisfazione per tutti quanti noi poter fare questa manifestazione con tutte le altre che nell'itinerario di Itineramurgia, una manifestazione che è stata anche promossa alla BIT di Milano, e penso che è noto perché è uscito anche sul Rai 1, quindi noi abbiamo fatto anche la comunicazione, oltre a, diciamo, alla sponsorizzazione economica, però tutta la comunicazione, diciamo, è a carico nostro, ma non soltanto per voi, per tutti. Beh, quello lo prevede, insomma. Lo prevede, ma come prevede tu, cioè non è che noi sono soldi nostri, sono soldi, ecco, che la comunità europea, cioè meglio ecco, precisarlo, chiariamo così, la comunità tutti europea dà ai GAL proprio per promuovere il territorio, quindi non è Vito Di Paletti che vi dà il contributo, ma sono contributi predisposti per queste attività. Che dire? Lei c'è stato l'anno scorso? Si è fatto una passeggiata? Io l'anno scorso non ci sono. Eppure sono si stato. È perso una bella festa, tre serate. Ci conto di stare, allora, ci conto di stare quest'anno. Speriamo, così la vediamo anche. Io di quello che ha fatto il GAL in questi anni, oggi posso già iniziare a fare un bilancio. Faremo, diciamo, un'altra conferenza stampa su questo, magari. Certamente, magari adesso, più là, nell'anno magari nuovo. Più là, adesso passiamo la parola. Ma comunque finora siamo, sicuramente, avete lavorato molto bene. Anche a livello regionale ci tengono, diciamo, certo, nei posti. Certo. Anche perché il territorio, voglio dire, poi sentendo anche i vari prodotti, meno male lo si permette, si somigliano un pochettino di più. Sì. Chi ha qualcosa in più, chi ha qualche prodotto. Che cosa ha in più questo GAL che comprende Santeramo e Altamura? Per esempio l'olio è quasi inesistente, si fa a livello familiare. Il vino è la stessa cosa, mentre voi ne avete di più, sia come olio sia come vino. Noi per esempio adesso stiamo ricominciando a mettere i legumi, è partita la lenticchia,
ogni anno aumentano sempre gli agricoltori che mettono anche da noi ce ne sono parecchi, e noi fa piacere, e questi operatori agricoli forse sarà bene metterli insieme, perché altrimenti poi qualche altro fa magari fuori. Torniamo alla carne, Presidente, perché scalpitano loro. Sicuramente su questo. La carne sicuramente a me interessa, perché comunque non sono un grande mangiatore, però sono un agricoltore e un allevatore, quindi mi interessa anche la carne. Benissimo. E voi anche su quello oggi siete superiori a noi, perché mentre a noi la zootecnia anche da voi è diminuita, perché ho lavorato fino a qualche anno fa all'Associazione Provinciale Allevatori di Bari, e quindi è diminuita anche da voi, ma da noi ancora meno. E quel poco che è rimasta, siccome con le integrazioni sul grano, ormai gli animali si tengono soltanto perché si devono tenere, ma non perché si deve produrre. Questo è il problema. Grazie Presidente. La parola alla Proloco, perché insomma una bella associazione presente sul territorio da sempre, presente su Sant'Eramo. Ovviamente si interessa della promozione del territorio con iniziative di conservazione, di valorizzazione. La sagra. Grazie per l'invito. Noi abbiamo quest'anno, questa è la quarta volta, avete detto che si farà la sagra, e noi come prima volta collaboriamo come Proloco, non perché gli altri anni non l'abbiamo voluto fare, perché c'erano altre cose che dovevamo curare, quindi abbiamo trascurato questa manifestazione. In realtà eravamo anche un po' osservatori, e cioè ci siamo anche detti, vediamo fin dove si possono spingere. Un po' come San Tommaso. No, non per non crederci, semplicemente perché, poiché si parla di sagra, dovevamo essere garantiti e sicuri che si trattava di una cosa effettivamente che coinvolge tantissime persone. Quindi il marchio di qualità lo possiamo dare? Sì, secondo, dal mio punto di vista sì, con Proloco glielo possiamo dare. Quindi quest'anno abbiamo partecipato volentieri e offriamo il nostro contributo collaborativo di persone, economico ci è impossibile, per far sì che questa manifestazione possa davvero entrare nel cuore dei Sant'Ermani, come tante altre manifestazioni che con grande sforzo riusciamo a curare. Quello che è importante, professore, è far arrivare anche tanta gente, quindi lei con le altre Proloco, perché siete in rete, ecco, invitare magari anche le Proloco di Casa Massima, di Acquaviva. Infatti, ecco, quello è l'aiuto ottimo che la sua Proloco sicuramente darà. Infatti, come Umpli, noi siamo associati, certo, Umpli, che è un'associazione nazionale di Proloco, abbiamo una serie di indirizzi di Proloco a cui mandiamo il e questo già, il, e questo è già tanto importante. Vero, Presidente, poi, vuole aggiungere altro? Poi soprattutto la qualità, che io sono sicuro adesso al quarto anno che ci sarà, che sarà veramente l'attrazione per queste serate. Grazie. Sant'Eramo si confermerà, ne sono sicura, capitale della carne al fornello, perché anche prima di questa sagra, e meno male che ci avete pensato, Sant'Eramo veniva raggiunta, me lo dicevano colleghi di altre città come Barletta, come Molfetta, c'erano i pullman, ci sono ancora, che durante l'anno arrivano proprio qui per gustare queste carni, che provengono molte da pascoli di allevamenti come quello di un vostro sponsor. Noi è un fiore all'occhiello, Nocco Carni, che io li ho visti, sono andata a visitare queste bellissime stalle dove addirittura ci sono anche massaggiatrici per le mucche. Io sono rimasta stupita, c'ho anche un bellissimo filmato dove poi questi animali pascolano tra le brezze murgiane. Quindi la Confcommercio ha questi sponsor importanti come Nocco Carni e come la banca di credito cooperativo di Sant'Eramo in Colle e la birra Peroni, che quella insomma non è proprio di Sant'Eramo, però è il GAL, del GAL, ecco. Camera di Commercio. Vabbè, il GAL è presente. Il Comune di Sant'Eramo lo dobbiamo vedere ancora. E l'abbiamo però visto. Stiamo parlando degli assenti. C'era anche la provincia, ma adesso anche la provincia. Ce lo dirà il Presidente.
Buonasera a tutti, vedere questo entusiasmo a me mi riempie ancora di più il cuore, perché l'entusiasmo ci fa mettere forza, grinta e volontà da parte nostra del gruppo Confcommercio. Sabino, Franco, io, Mele, chi sta con noi è quello che ci dà forza, perché oggi, l'ha detto pure il sindaco, avere questa forza non è facile, perché è così intrigata, è così veloce, è così tutto all'ultimo sprint, all'ultimo momento, la cosa ci frena, noi che vogliamo andare più veloci, noi che vogliamo credere, vogliamo andare di là, però ci siamo di nuovo quest'anno, questo ci riempie ancora di più. Un grazie grande di cuore agli sponsor che ha detto Anna, all'Annocco che è ancora è lì, che poi facciamo la domanda delle messaggiatrici, alla Birra Peroni che rappresenta Angela, al GAL che abbiamo già sentito, alla Camera di Commercio, ho sentito Vito Giambetruzzi prima di metterci al tavolo e mi ha detto, ci saluta tutti e ha detto che ha garantito che ci saranno i di rotta su Cuba, ma ce la teniamo ancora stretti perché... va bene, lui ci ha detto questo, che dire, quando lo vedrei... lui ha detto che è fiducioso, questo le posso dire. Che dire, io questo entusiasmo lo voglio allargare ancora di più, infatti quest'anno come percorso Sagra siamo andati all'altra parte, al convento, perché abbiamo visto che il convento, il nostro progetto, infatti si parlava pure con Franco stamattina, che non è solamente Sagra, Canne Arrosto, è mettere insieme il paese intero, perché l'economia, perché tanta gente a volte si spinge e dice ma questa manifestazione non la facciamo nel paese, la facciamo al campo sportivo, la facciamo lì, non ha la stessa risonanza, perché il nostro obiettivo è dare vitalità alle nostre aziende del territorio. Presidente, a noi ci può... finire. Sì. A noi ci chiamano dappertutto perché vogliono venire a mostrare, perché hanno visto che la Sagra ha una bella risonanza e ci chiamano, stamattina mi ha chiamato un gelatiere, sono detto guarda tutta la disponibilità mia, ma non voglio mettermi contro a chi vende il gelato al corso, a chi vende il gelato al municipio o in villa non ci fanno nulla. Che dire, io l'entusiasmo ce lo metto insieme a Franco perché di pazienza ce ne vuole tanta. Però io la domanda che volevo farti era proprio quella, perché ti ho visto nascere, vi ho visti nascere con le vostre preoccupazioni, con le vostre ansie, era normale. E con la difficoltà di aggregare, perché c'era anche quello. La cosa che mi rincuora, e vorrei che me lo confermasse proprio voi questa sera, è che siete riusciti ad aggregare veramente tanti, da un numero veramente esiguo, perché faticavate la prima edizione. Ecco, che cosa è successo in questi anni? Io l'ho detto subito prima, come ho iniziato a parlare, che è l'entusiasmo che crea. Quanti commercianti abbiamo avete fatto? Il primo anno erano 3 macellerie, ecco, il secondo 5, il terzo 7, quest'anno siamo a 10. Ah, benissimo. Questo è, la dice lunga. Abbiamo messo tutte e due le mani, quindi questa la dice un pochino lunga, perché l'entusiasmo lo creiamo, la gente ha capito che facendo rete, mettendoci insieme, creiamo questo bell'evento, e questo che noi vogliamo trasmettere a tutti, perché da soli non si va da nessuna parte. Questo lo dico anche al sindaco, perché il sindaco è con noi, l'amministrazione tutta, perché se facciamo qualcosa non è né per me, né per il sindaco, né per il primo cittadino, ma è per la popolazione intera santermana. Io quando vado a chiedere allo sponsor dico di primo impatto, non è mio lo sponsor, è tuo, perché se portiamo gente in più a Santeramo, entra nel tuo locale, entra nell'altro locale, diamo modo a chi viene a trovarci che noi abbiamo un valore aggiunto, cioè abbiamo accoglienza, abbiamo questo grande voglia di metterci in gioco. Che dire, in conferenza posso dire veniteci a trovare in questi 3 giorni, perché il programma è così vasto, do la parola poi a Franco così da tutte le indicazioni possibili, grazie di tutto e spero che la cosa riesca ancora meglio. Noi ce l'abbiamo messa tutta, grazie. Si vede. Franco Cacciapaglia, con il quale interloquisco con più frequenza, perché insomma si occupa un po' dell'organizzazione, quindi anche del dettaglio per quanto riguarda anche la comunicazione. Ecco, a te la parola per illustrarci adesso, entriamo proprio nel programma, di che cosa proponete per queste 3 serate. Buonasera a tutti. Voglio fare una premessa importante, che è quella, diciamo, come è nata la Sagra. La Sagra nasce come progetto di marketing territoriale, quindi
perché ci siamo interfacciati con le varie attività produttive e quindi c'era necessità di aumentare il flusso turistico delle persone che poi sono le persone che poi consumano, e quindi ci siamo interrogati cosa potesse essere quello strumento che a Sant'Eramo potesse creare un certo turismo, quindi portare gente. E quindi un po' da tutti dobbiamo fare la sagra della carne. Quindi poi l'idea, poi è stato messo giù il progetto, che nei vari anni questo progetto è andato sempre più perfezionandosi, perché affinché il progetto poi diventa una realtà, un'impresa, cioè che funzioni, deve essere elaborato e portato a termine con tanto impegno da più persone, e quindi ci vuole quel know-how che funzioni ai vari livelli. Per fortuna noi non è che abbiamo messo su un'azienda di... Tra di noi ognuno si è ricavato la sua parte, la sua specializzazione, facendo fare bene quelle in linea di massima le tre fasi organizzative di una manifestazione, che è quella della fase progettuale, della fase poi della comunicazione, della fase poi dell'accoglienza, della fase del servizio che i macellai e tutte le attività produttive devono dare agli ospiti, perché questo è fondamentale, fino poi a completare il tutto con l'acquisizione anche dei dati di quello che si è verificato, per uno studio poi successivo, per una programmazione successiva per l'anno prossimo. Quindi anche questo un po' l'orgoglio è anche il, se vogliamo, il successo alla base di una organizzazione che vi posso garantire, dove tutti quelli che lavorano per la comunicazione, per i permessi sanitari, le stesse macellerie e quant'altro che poi danno un prodotto eccellente, funziona tutto bene, per questo il successo sia anche il successo della manifestazione. Quest'anno siamo alla quarta edizione, quindi abbiamo allungato il percorso fino a Largo Convento, perché insieme anche all'amministrazione abbiamo ritenuto che quella parte fosse una parte importante anche commerciale, quindi avere tanta gente che viene a Sant'Eramo ed escludere un tratto continuo ci sembrava un po' così. Quindi abbiamo allungato il percorso, quindi il flusso turistico che ci aspettiamo sia notevole, quindi possa arrivare al convento, e quindi quelle altre attività di quella parte di territorio possono usufruire di questi visitatori. Poi oltretutto questo funziona come risonanza, no? Che succede? Chi è al convento si può estendere anche verso le macellerie di Corso Tripoli e verso le attività verso Via Altamura. Quindi è vero che il fulcro, il centro, l'asse è Via Roma, però capite, quando la gente è tanta, travasa da questo asse e fisiologicamente riempie anche le altre attività, un po' come succede da Federicus, no? È vero che è al centro, però bed and breakfast e quant'altri lavorano anche loro, e quindi mettiamo due punti di attrazione, quindi due palchi, uno situato a Largo Convento e uno situato in via Iacoviello, perché pensiamo che questo possa essere oggetto di scambio veicolare delle persone, no? Uno sta al convento, ascolta mezz'ora, un'ora l'attrazione se gli piace, poi per sentito dire magari dice, ma a via Iacoviello ci sono, e viceversa. Quindi questo dovrebbe generare questo flusso di andare e venire dai due parchi. E sul tragitto ci si ferma? E certo, e sul tragitto ci si ferma
Per quello che riguarda l'enogastronomia sicuramente vanno, diciamo, a nozze, va. Però anche per le altre attività è sicuramente una vetrina che non può essere chiusa, perché migliaia di persone la devono osservare. La nostra missione associativa è anche questa, la grande pazienza di aggregare, la grande pazienza anche di far capire che se uno che vende l'oggettistica, voglio dire, uno che vende le borse in quel momento magari non trae vantaggio immediato, però sicuramente se quel visitatore ha visto una borsa, ha visto un vaso che gli potrebbe star bene nella propria casa o sotto il proprio braccio, fra qualche giorno, fra qualche mese, quando avrà la disponibilità economica, sicuramente la verrà a comprare. Quindi investimento per le attività, diciamo, con un ritorno piuttosto immediato per quanto riguarda le aziende gastronomiche e legate al settore del consumo, della festa, il gelato, il bar, insomma, i pubblici esercizi e quant'altro, ma anche come promozione per tutte quelle altre attività che non sono strettamente legate alla gastronomia, come vetrina promozionale della propria attività. Quindi facciamo tre spettacoli a via Jacoviello, quindi inauguriamo a Largo Convento il 25 di luglio alle ore 21 e si esibiranno dopo l'inaugurazione a Largo Convento e Terra Rossa. Mentre dall'altra parte, in via Jacoviello, abbiamo Sant'Eramo Fa Rumore con un altro genere di musica più giovanile, quindi chi ama il folklore, la musica popolare, più starà al convento, chi ama la musica più giovanile starà, diciamo, a via Jacoviello. Durante il percorso c'è l'Euroband pure di Altamura, anche quest'anno, che allieterà tutto il percorso da via Jacoviello a Largo Convento. Abbiamo intenzione di farla trattenere di più in Piazza Garibaldi, perché non avendo il venerdì e il sabato le attrazioni, quindi Piazza Garibaldi l'andremo ad animare con gli artisti di strada che ci saranno e con l'Euroband che sosterrà a fare qualche ora in più di spettacolo in Piazza Garibaldi. Il sabato invece si esibisce a Largo Convento la Swing Set Radio, che oltretutto manderà sulla propria radio, una radio di Sant'Eramo sul web, manderà alcune dirette, alcune spezzoni della sagra sul web. Loro hanno due gruppi dal vivo, quindi si esibiranno due gruppi dal vivo e poi faranno uno spettacolo DJ, credo, una cosa del genere. Invece giù in via Jacoviello si esibiranno dei ragazzi, adesso mi perdoni, non ricordo il nome perché è un nome inglese, dove faranno hip hop e questo genere di musica. Mentre la domenica abbiamo in via Jacoviello gli Enti Cantaro, mi perdoni i nomi di questi gruppi, che fanno musica popolare e folcloristica, quindi via Jacoviello, mentre al convento abbiamo tre gruppi di ragazzi di Sant'Eramo che si esibiranno al convento in, credo, musica piuttosto rock, piuttosto giovanili. Quindi abbiamo anche la domenica. Quindi avete tenuto conto di tutti? Eh sì, abbiamo anche concertato i vari generi di musica alternando tra via Jacoviello e via. Quindi abbiamo il venerdì via folklore e la domenica, il venerdì al convento la musica folcloristica e la domenica invece la musica folcloristica via Jacoviello. Il decentramento della provincia al comune ha assegnato i dirotta su Cuba. Questo diciamo un po' il quiz ancora da risolvere, che non è dovuto, voglio dire, alla provincia, ma è dovuto a un fatto normativo, credo mi sia informato di questa faccenda. Praticamente le province non potrebbero gestire in via ordinaria questa situazione, perché è un
come dire, un atto di straordinaria. Ecco, io mo non so bene come, però dovrebbe essere così. Quindi, comunque, diceva Saverio che c'è questo punto. Diceva il Presidente che la speranza è l'ultima a morire, quindi, ha avuto quasi una mezza conferma dall'assessore al bilancio Vito Giampetruzzi, il nostro concittadino, speriamo che spinga finché dirottino da questa parte. Dirottino e quindi diciamo la domenica. Benissimo, lui credo che non si tiri indietro. E quindi domenica in piazza Garibaldi, altro mistero che credo vada svelato in questa sede sono le bandierine gialle. Qualcuno mi ha detto ma sono papaline, c'entrano con... No, no, allora che è... sono queste che abbiamo trovato in offerta. Sindaco vuole... Allora ci risponde il sindaco. Va, sindaco. No, non sono io che le ho fatte mettere, sono stati loro. Ecco, però ci svegli... L'arcano è svelato, ecco. Erano quelle che costavano meno. Loro hanno avuto un però buon devo... prezzo e le hanno prese già. Carine, ma indicano devo... il percorso, sì. Devo... Beh, il adesso però vi devo anche dire un'altra cosa. Voi sapete che io ho una pagina di Facebook, come no? No? Allora ci sono, meno male che c'è, sì, due persone che mi hanno chiesto ma è vero che verrà il Papa Sant'Elmo? Io l'ho conservata, ho detto, gelosamente papaline. Ho conservato gelosamente, dice, si è diffusa la notizia che a Sant'Elmo verrà il Papa. Ma io ho detto io, scusa, ma chi ve l'ha detto? Abbiamo visto le bandierine gialle. Quindi ecco anche questa cosa. Senza volerlo avete comunque creato l'attenzione. I parcheggi. I parcheggi, abbiamo delle zone adibite a parcheggi, nei prossimi giorni metteremo le indicazioni. Metteremo le indicazioni, quindi per chi viene da Bari può essere indirizzato tranquillamente anche sulla zona industriale, oppure se arriva su via Altamura troverà in fondo alla fine di Corso Italia l'indicazione di andare a destra, perché anche lì c'è possibilità di parcheggiare nel nuovo campo sportivo, c'è un'ampia zona. Per chi invece arriva da via Matera naturalmente sarà indirizzato al campo sportivo nuovo e anche nella zona del mercato, che anche lì diciamo c'è possibilità di parcheggio. Stessa cosa per chi arriva da via La Terza, sarà indirizzato o su via del mercato oppure nella zona industriale. Quindi non ci dovrebbero essere grosse difficoltà tanta gente di parcheggiare, perché insomma è abbastanza comodo Sant'Elmo, diciamo, nelle sue fuori, diciamo, nella sua periferia ha anche diverse zone dove si può parcheggiare. Quindi... Noi ci auguriamo che vada tutto bene. Dimenticavo per finire il programma che nel Palazzo Marchesale abbiamo, come l'anno scorso, cena a palazzo, dove il signor Stefano De Pascale, diciamo, con il suo ristorante a Piantica, allestirà nell'atrio un suggestivo, diciamo, catering, ristorante all'aperto. Per poter partecipare ci si può rivolgere? Sì, i contatti ci sono sia sul nostro sito, ci sono sul contatto Facebook di Stefano. Quindi occorre anche la prenotazione, perché insomma non sono tantissimi, vero Stefano, i posti, quindi sarebbe meglio prenotare. Sì. Il menu ovviamente è di carne, insomma, menu, principalmente, sì. Tipico, quindi è sempre la protagonista è la carne. Credo che non abbi dimenticato null'altro del programma. Io lo ringraziamo. Assessore, ecco, io sono andato a braccio. Ecco, magari... Grazie a Franco Cacciapaglia, il Presidente, che deve dire ancora qualche cosa. No, nulla, io mi scuso se qualche sponsor non l'ho nominato, mi sembra che non ho nominato la BCC, che è un altro sponsor di quelli... L'abbiamo detto. L'abbiamo detto? Sì. Lo ripeto ancora allora. Sì. Di nuovo a tutti quanti, a chi collabora, a chi ha dato una mano, perché con una briciola ciascuno riusciamo a fare questo bel evento, questo posso dire. Grazie a tutti e vi aspetto già venerdì all'inaugurazione.
Ecco, io a volte dimentico anche gli uffici dove siamo andati pure lì a pressare, soprattutto all'ufficio commercio, ai vari uffici, perché anche l'amministrazione ha dato una mano su tutto questo. Un grazie grande lo voglio dare a Sabino, che sta nel gruppo nostro, perché poverino, avanti e dietro. La cosa più difficile e antipatica. La lascio sempre a lui, perché lui è un po' ansioso, però alla fine ci mette il tutto e riesce ad arrivare in fondo. È un fattore importante. Facciamo chiudere al primo cittadino. Grazie, vi aspetto venerdì del sindaco all'inaugurazione. Passo la parola al primo ore cittadino. Ore 21. Sì, la Polizia Municipale sarà naturalmente in forza per tutti gli uomini a disposizione. Saranno fatti rientrare dalle ferie alcuni uomini, alcuni operatori, e per la prima volta l'amministrazione comunale, i carabinieri, i sanitari, per la prima volta l'amministrazione comunale di Sant'Eramo ha chiesto rinforzi ad un'altra amministrazione. Avremo anche la polizia provinciale con degli operatori che saranno presenti durante la manifestazione, avendo visto, constatato lo scorso anno che l'afflusso di gente è abbastanza notevole. E quindi le nostre forze sono messe sotto pressione. Allora, per dare maggiore sollievo, questa mattina ho firmato la richiesta e abbiamo anche approvato una convenzione con l'amministrazione provinciale perché vengano qui degli operatori. Anche e quindi questo sindaco. È molto grazie, importante. Io devo ringraziare tutti quanti voi, devo ringraziare gli sponsor. Aspettava a loro, ma lo voglio fare io, perché questo significa amare la propria città, mettendoci di proprio anche economicamente. Quindi dal più grosso al più piccolo, perché, diciamolo, siamo santerbani e lo dobbiamo dire, tutti i pete servono o parete. Anche quello che può dare poco serve a mettere su il muretto a secco che è bello. E questo è un muretto a secco che noi stiamo creando anno per anno. Chi ci mette di più, chi ci mette di meno, loro vorrebbero sempre di più, noi quello che possiamo dare. E quindi ringrazio tutti quanti e sono convinto che sarà una bellissima festa. Grazie a voi e grazie a tutti quanti gli operatori. Grazie, signora. Grazie. Da Palazzo di Città è tutto, questa era la conferenza stampa della quarta edizione della Sagra della Carne al Fornello e dei Sapori Murgiani. Grazie.